vogliamo incrociare i nostri occhi con il nostro celeste patrono Sant'Egidio. Vi chiedo, per quanti siete, avete un fazzoletto bianco, all'apertura della cappella sventoliamo il fazzoletto bianco. Thank you.
la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, siamo in questo giorno, lunedì dell'Angelo, all'interno dell'ottava di Pasqua, e in questi giorni siamo chiamati a contemplare il Cristo risorto. Per contemplare il Cristo risorto abbiamo bisogno di una fede pura, limpida, e un cuore libero da ogni colpa. E all'inizio di questa celebrazione eucaristica vogliamo domandare perdono al Signore di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e commissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata Santa Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Salute a voi.
Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Per chi vuole, alla mia sinistra ci sono dei posti liberi. 40 giorni per prepararci alla Pasqua, 50 giorni da vivere nella Pasqua. Ci siamo mai chiesti il perché di questa differenza? Giorni della Pasqua più dei giorni della Quaresima. La Chiesa ci fa celebrare queste giornate in preparazione alla Pasqua, Pasqua di preparazione di penitenza, di conversione. E il mistero della Pasqua dura di più perché abbiamo bisogno di capirlo sempre di più. È un mistero che tante volte risulta difficile capirlo. Ho detto proprio ieri durante l'omelia: c'è più facile vivere il mistero della croce perché è l'emblema delle nostre sofferenze. Ma il mistero della risurrezione è molto più difficile da capire, da credere, da vivere. E il Vangelo ci dice qualcosa di molto forte proprio nei primi versetti. Abbiamo ascoltato: in quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande. Abbandonato il sepolcro con timore e gioia grande. Allontanare quanto più è possibile i nostri sepolcri che tante volte ci schiacciano nella nostra vita. I sepolcri della paura, dell'egoismo, e potrei citarmi chissà quanto. Allora ci aiuta il Vangelo a dirci: corri lontano, via da quel luogo, ma fallo con gioia. Fallo con gioia, perché stai andando verso la tua risurrezione. Noi vediamo le statue del Cristo risorto come? Sempre lì in piedi. Il cristiano non è colui che deve stare in ginocchio, colui che deve stare seduto, immobilizzato. Ma il cristiano è l'uomo dinamico, è l'uomo che corre e tutto lo fa con gioia. E i santi in tutto questo ci hanno dato il grande esempio. Vediamo anche i nostri santi intronizzati
la loro postura dritta. Soprattutto le statue del 500 e del 600 hanno questo significato, lo stare dritti, la posizione del cristiano, con una gamba un po' in avanti. Quindi nonno fermo, dritto, immobilizzato, ma con la gamba in avanti, perché sta a indicare il cristiano che è dinamico, il cristiano che cammina. Allora facciamoci la domanda interiore: io che cristiano sono? Riesco a stare fermo, immobilizzato, o sono un cristiano che cammina anziché corre? Che corre per fuggire, come abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo, dal nostro sepolcro o dai nostri sepolcri. Ecco allora i 50 giorni. Abbiamo bisogno di più tempo, per memorizzare tutto questo, introdurlo nel nostro cuore, metabolizzarlo, come si suol dire, farlo nostro, viverlo nel nostro cuore, viverlo nella nostra vita. Qui in Inghilterra, come in tanti altri paesi, c'è questa bellissima tradizione, il giorno dopo Pasqua, di poter celebrare l'Eucaristia in ringraziamento al Signore per intercessione del Santo Patrono, della Santa Patrona. Ecco il perché dell'apertura della cappella. Dobbiamo vedere Lui, abbiamo da dirgli qualcosa, abbiamo da ringraziarlo. Come detto all'inizio, i nostri occhi si sono incrociati con i Suoi occhi. È il nostro fratello, oltre a essere il nostro patrono, il nostro protettore. Cosa abbiamo da dirgli? Grazie Egidio, non uso il termine santo, per dire tu sei parte di me, tu sei parte della mia famiglia, tu sei parte del mio paese e voglio starti vicino. Ma starti vicino significa imitarlo nella fede. E imitarlo nella fede significa anche, come è rappresentato iconograficamente, in quel modo, dritto ma con quel piede in avanti. Perché Lui è il cristiano per eccellenza, come tanti altri nostri fratelli e sorelle che ci hanno preceduto e che hanno raggiunto la santità. Ma che anche noi, come cristiani, vogliamo fare lo stesso percorso, anche con le nostre debolezze, con le nostre mancanze. Loro ci hanno dato l'esempio. Hanno ricevuto la luce del Cristo risorto e quella luce la vogliono trasmettere a ciascuno di noi. Allora, carissimi fratelli e sorelle, in questa celebrazione eucaristica di ringraziamento vogliamo pregare il Signore per averci donato questo santo patrono Egidio, Lui che della sua vita ha fatto un grande tesoro, mettendo al centro l'essenziale, il Cristo risorto. Salutato Gesù Cristo. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il bagno, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo direte grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiamoci il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati e invitati alla cena dell'agnello.
Preghiamo. La grazia di questo sacramento pasquale al Signore ricolmi i nostri cuori, perché coloro che hai fatto entrare nella via della salvezza eterna siano resi degni dei tuoi doni, per Cristo nostro Signore. Domani ci rivedremo a San Francesco di Paola alle ore 8:30. Ci sarà la Santa Messa all'altare di San Francesco di Paola domani mattina o domani sera. Mercoledì e giovedì non ci sarà la Santa Messa. Venerdì la Santa Messa alle 8:30 a San Francesco di Paola e alle ore 19 in Matrice, e poi sabato alle 19 a San Francesco di Paola e regolarmente domenica come ogni domenica. Adesso l'orazione a Sant'Egidio Abate. O glorioso Sant'Egidio, nostro inquieto patrono, voi che nato da stirpe reale, sentita nel vostro cuore la voce di Dio che vi chiamava ad una vita umile e mortificata per essere tutto suo, abbandonaste le ostilità e le bellezze del mondo e tutto il vostro ricco patrimonio donaste ai poveri e vi ritiraste nelle selve a far vita eremitica. Otteneteci dal Signore un vero distacco da tutte le cose mondane ed un vero amore a quelle del cielo, affinché, imitandovi in queste e in tutte le altre virtù da voi praticate, meritiamo di chiamarci i vostri devoti. E poiché vi degnaste di essere il padrono di questa città e sempre pronto vi siete mostrato nel proteggerla dal colera, dai terremoti, dalla lava dell'Etna e da ogni altro male, otteneteci, vi preghiamo, di liberarci da ogni peccato che è il vero e sommo male, che così più efficacemente possiamo ottenere quelle grazie di cui vi preghiamo. Sì, caro e glorioso Santo Patrono, la grazia che ci avete ottenuto da Dio nel giugno 1923, con il liberare la nostra città dalla lava che terribilmente la minacciava, sarà per noi un caro ricordo della valevole vostra protezione ed uno stimolo efficace a vivere da buoni cristiani, e così meritarci col vostro patrocinio la grazia finale del paradiso e così sia. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E per intercessione di Sant'Egidio vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace, alleluia, alleluia. Diamo grazie a Dio, alleluia, alleluia.